Consigliere Guadalupi, lei è presidente della Commissione alla programmazione economica e in questo lungo elenco di attività che si terranno a breve a Brindisi per diversi mesi, tra l'altro i giovani sono al centro. Lei è un giovane, e come reagiscono i nostri ragazzi, i ragazzi brindisini rispetto a queste attività? Beh, innanzitutto posso dire di essere entusiasta che come giovane consigliere comunale e come presidente della Commissione Programmazione Economica che oggi si presenti un ulteriore evento di confronto tra giovani che hanno a cuore le sorti della città. Come quinta commissione stiamo lavorando intensamente su questi programmi, in più a Palazzo Guerrieri presenteremo nei prossimi mesi che andrà ad affiancare il lavoro di Roberto Covolo con il recupero dei soldi del finanziamento dello Smart Lab, affiancheremo un centro startup dove i ragazzi potranno gratuitamente rivolgersi ai professionisti che saranno lì a disposizione per affiancarli e accompagnarli nel processo di costituzione di una startup, per cui anche ciò che riguarda il finanziamento, l'intercettazione di finanziamenti, lì potranno gratuitamente consultare dei professionisti che saranno lì ad hoc. I giovani devono essere al centro della città, devono essere al centro del cambiamento, anche perché, come dicevo poco fa, il futuro passa dai giovani, non ci sarà futuro se non ci saranno i giovani, così come non ci sarà futuro se i giovani non avranno a cuore la città. Mi dicono di stringere, non so.